Offrire un mix di esperienze imprenditoriali diverse, accomunate dal binomio creatività e innovazione. Questo è l'obiettivo di Creativazione, il workshop promosso dai giovani imprenditori di CNA Emilia-Romagna che si è svolto il 21 giugno a Ferrara all'interno del Polo Tecnologico dell'Università. La creatività entra in ogni fase dell'innovazione, secondo noi, del ciclo innovativo di un'impresa, e oggi ci deve entrare ancora più in maniera più preponderante, perché i trend e le sfide che ci troviamo ad affrontare richiedono proprio un pensiero, il famoso pensiero laterale. Oggi parleremo per esempio del passaggio fra il cosiddetto storytelling, che utilizziamo tantissimo ultimamente, a un'altra modalità di racconto, che è lo story doing. E questa è una delle sfide: spostare un po' il focus dello storytelling al raccontare veramente il rapporto del consumatore e la sua azione, il rapporto del consumatore col prodotto. A tenere banco sono stati i giovani imprenditori di CNA Emilia Romagna con Next CNA, un contenitore di incontri, un luogo per raccontare storie, assorbire idee, diffondere passioni. In sintesi, un laboratorio dove far crescere ed elaborare progetti e prospettive, come ha sottolineato la presidente dei giovani imprenditori CNA Emilia Romagna, che ha indicato il valore creativo della contaminazione. Cosa vuol dire essere presidente dei giovani imprenditori di CNA Regione Emilia Romagna? Vuol dire, da una parte, una grande responsabilità, ma soprattutto una grande energia, perché comunque questi eventi, ma anche gli eventi che facciamo a livello territoriale, le nostre iniziative di networking per imprese piccole come la mia, come quella di tanti altri miei colleghi, consideri che a livello regionale comunque siamo 11.000 giovani imprenditori, le imprese piccole e medie incontrandosi sotto questo cappello che è il raggruppamento dei giovani di CNA, a modo appunto di stimolarsi a vicenda. Molte le proposte di innovazione presentate nel corso della giornata, che alla forza delle idee ha affidato la spinta per evolvere. Creatività e innovazione sono state le parole d'ordine e non semplici slogan, ma prassi concrete per rispondere, come ha fatto la sharing economy, ai nuovi bisogni del mercato turistico, ad esempio con la piattaforma mondiale di Airbnb. Credo che Airbnb abbia portato dell'innovazione e anche un po' di spirito di concorrenza che è sempre sano. Mi piace sempre ricordare un esempio. Airbnb, da quando è nata, ha fornito la possibilità di avere un fotografo professionista a casa che facesse delle foto di qualità. Parliamo del 2007-2008, quando le fotocamere che avevamo nei nostri smartphone non erano della qualità di oggi. Questo permetteva una maggiore consapevolezza, permette una maggiore consapevolezza di chi viaggia, di chi acquista, prenota una stanza, e questo porta dei benefici, perché anche l'offerta tradizionale è incentivata ad avere maggiore trasparenza, un'offerta più chiara, e ad esempio il sistema delle recensioni. Per noi il sistema delle recensioni è certificato, nel senso che solamente al termine della prenotazione si può lasciare la recensione. Questo vuol dire che è impossibile recensire una casa, così come magari su altre piattaforme si può fare, senza essere stato effettivamente. Questo, come dire, ha portato dell'innovazione al mercato. Il secondo aspetto è che Airbnb ha lanciato di recente anche il nuovo prodotto, che sono le esperienze, e quindi la possibilità non solo di offrire delle case, ma, slegato proprio dalla casa e dall'accoglienza, anche la possibilità di conoscere meglio i territori attraverso delle esperienze fatte con persone del luogo. Questa forse è la contaminazione possibile. Anche qui la contaminazione, si è detto, svolge un ruolo fondamentale, determinando una osmosi produttiva fra esperienze diverse. Ma serve anche una regolamentazione per evitare, come dichiara la Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di CNA, competizioni squilibrate. Noi non siamo contrari a questi sistemi innovativi, diversi, che vanno un po' a sradicare, se vogliamo, anche il concetto tradizionale di impresa, purché ci siano pari regole e pari condizioni, cioè non vogliamo la concorrenza sleale. Se chi si occupa, diciamo, dalle agenzie immobiliari, o comunque chi si occupa tradizionalmente di affitti, vacanze e quant'altro, ha delle regole da rispettare, che si riflettono poi nei costi, nella burocrazia, nello svolgimento del proprio lavoro, ecco, vogliamo che queste cose vengano applicate anche ai sistemi più innovativi. È chiaro che qui c'è anche un vuoto normativo, perché non si sa come gestirli, perché sono appunto recenti e nuovi, però occorre intervenire in questo caso, perché comunque va bene, c'è libera concorrenza sul mercato, ma che le regole siano uguali per tutti.
Tra le testimonianze, quella di Carlo Tugnoli, presidente e amministratore delegato di Fabrica, centro di ricerca Benetton Group, sulla comunicazione con sede a Treviso, su come diventare un'azienda di idee. Mentre Marco De Rossi della Edge Farm Education è intervenuto sul perché investire in idee innovative. Edge Farm è un'azienda nata nel 2005 da un'idea di Riccardo Donadon, che dopo due grandi esperienze di successo nell'ambito della tecnologia digitali ha pensato che voleva restituire ai ragazzi quello che lui era riuscito a fare, cioè a costruire una startup e poi a posizionarla sul mercato. E così per 9 anni Edge Farm ha cercato e investito sui sogni dei ragazzi per trasformare questi sogni in realtà. Dopo 9 anni la società si è quotata in borsa e oltre a questa cosa ha cominciato a fare consulenza alle aziende, cioè abbiamo cercato di aiutare, continuiamo a aiutare gli imprenditori a trasformare il loro prodotto, il loro processo, i loro servizi in ottica digitale, quindi sfruttando le opportunità che le nuove tecnologie, i tool, i servizi che il digitale mette a disposizione possono offrire alle imprese, e ha aggiunto una terza gamba a questa attività che è quella dell'education, cioè si impegna per contribuire a costruire una cultura condivisa di innovazione di digitale, non tanto per formare ragazzi e studenti nerd o ipertecnologici, quanto per formare ragazzi consapevoli del mondo in cui vivono, consapevoli delle opportunità che questo mondo mette loro a disposizione, opportunità che oggettivamente fanno parte di un contesto in cui il digitale è importante e in cui è importante essere intraprenditori, quindi avere coraggio, rischiare, scommettere sul proprio talento, sulle proprie passioni, sulle proprie idee e sui propri sogni. Fabrica nasce 23 anni fa, da una visione di Luciano Benetton, il fondatore della Benetton, con la complicità di Oliviero Toscani. E concettualmente i punti fondamentali di Fabrica sono un centro di comunicazione della Benetton e accetta e sceglie creativi sotto i 25 anni da tutto il mondo. Questi creativi lavorano su un principio fondamentale, che è quello di imparare facendo. Quindi lavorano su progetti concreti delle aziende del gruppo Benetton, per altre aziende, e anche sui loro progetti personali. E questi sono i cardini un po' fondamentali. Ovviamente 23 anni fa l'internet era poco rilevante, il mondo è cambiato in maniera significativa e quindi è chiaro che le cose sono passate dalla pubblicità ai social media, dal cinema al video, dalla comunicazione al design, quindi si è evoluta nel tempo. Infatti adesso proprio qui ho appena presentato questo progetto che ha vinto l'IK Prize alla Tate a Londra su intelligenza artificiale e arte, che è stato un importante impegno che il team di 4 giovani ha portato avanti, e vincendo grande orgoglio per essere riuscito a vincere a un premio alla Tate. Un parterre di grande suggestione, arricchito dall'attenzione allo sviluppo socio-economico locale di Valentina Montalto, European Commission, dalla presentazione del libro Sei un genio e dall'intervento sull'arte di evolvere di Horacio Chertok, attore, regista e autore del Teatro Nucleo. A conclusione dei suoi 4 anni di presidenza nazionale, Stefania Milo ha sottolineato come l'azione dei giovani imprenditori di CNA voglia premiare le tante storie coraggiose e brillanti di cui è ricca l'associazione, accompagnando le imprese, attraverso la formazione interna, ad acquisire le competenze e la visione necessaria alle sfide odierne dei mercati. 4 anni entusiasmanti, nei quali sono davvero molto cresciuta, perché mi sono avuto l'opportunità e la fortuna di conoscere tantissimi imprenditori, soprattutto giovani ma non solo, con delle bellissime storie, con una spiccata creatività, una passione, una voglia di fare, anche di recuperare tradizioni, saperi e mestieri dei genitori o dei nonni. Quindi vedere tanti giovani che si mettono in gioco proprio dedicando passione, riscoprendo e volendo anche
anche rimanere radicati nei suoi propri territori, prescindere dalla zona, quindi anche volendo fare imprese in territori non facilissimi per una serie di problematiche, è davvero riempie d'orgoglio e ci rende molto felici. E uno dei nostri compiti principali che ci siamo sentiti anche in dovere di portare avanti è quello di valorizzare queste storie e queste idee imprenditoriali, perché hanno tutto il merito, diciamo, di poter essere diffuse, ma soprattutto che siano da stimolo per aspiranti imprenditori, per imprenditori magari che hanno qualche difficoltà anche da un punto di vista proprio di visione, e quindi cercare di essere sempre motivo di ispirazione e anche di positività. Infine, non è mancato un focus su start-up, premi, bandi di finanziamento e opportunità concrete rivolte proprio alle start-up.